porto via pochissimo tempo. La presentazione che farà il professor Viaggi, quella relativamente ai costi sproporzionati, è un relativo ad uno studio fatto per conto della Regione Emilia-Romagna. Perché la Regione Emilia-Romagna ha voluto fare questo studio? Perché col primo piano di gestione ci eravamo accorti che i nostri porti idrici non stavano più così bene. Tra l'altro ricordo che la classificazione effettuata allora non era fatta ai sensi della direttiva. Noi abbiamo cominciato a monitorare ai sensi della direttiva nel 2010, perché i decreti attuativi dovevano ancora uscire o sono usciti contemporaneamente. Eravamo molto preoccupati del fatto che la nuova classificazione effettuata con il 260 facesse vedere uno stato delle nostre acque ancora peggiore rispetto a quello alla classificazione che conoscevamo, perché c'erano degli indicatori completamente nuovi che non sapevamo dove ci avrebbero portato. In effetti posso dire che è stato davvero così, ma non soltanto per noi come regione, ma anche per ovviamente tutte le altre regioni che hanno dovuto classificare con il 260. A questo punto, nel primo piano di gestione avevamo prorogato l'obiettivo, ma non avevamo derogato, perché volevamo capire cosa voleva dire derogare, quali erano i costi che avremmo dovuto sopportare al fine di motivare il non raggiungimento con una deroga. E quindi abbiamo chiesto all'ARPE, all'Università di Bologna, di fare questo studio relativo appunto ai costi sproporzionati. Vedrete che in pianura, noi abbiamo una pianura che è fortemente antropizzata, dove le nostre acque sono dal sufficiente quando va bene al pessimo, quindi ci serviva una motivazione forte per eventualmente arrivare a una deroga. Io adesso do la parola al professor Viaggi che vi illustrerà il lavoro che ha fatto per noi. Grazie, scusate, se vi ho portato via 2 minuti.